Salve a tutti campeggiatori, io sono Alex McLean e vi do il benvenuto in questa nuova serie di sfide. Dovrete sfidarvi in competizione per capire chi è il più forte tra tutti voi mediante una serie di sfide che appunto determinerà ogni vostra singola capacità fisica. Voi siete pronti ad affrontare questa serie di sfide per capire chi è il numero uno? Aspettate, io ho una domanda. Dica pure, signor Cubo. Intanto mancano alcune persone. Cioè, lei ha già iniziato, però cavolo, cioè Tigrotto mi aveva invitato in sto posto dicendomi che era una roba wow, speciale, assurda, bellissima. Arrivo qua e poi Tigrotto non c'è. Cos'è? Mi avete preso per il muso? Mi avete preso per il cubo? Tigrotto! I wanna break free! Break free! Negro, ma che cavolo fai? Vieni! Ehi, qua, qua! Avete già iniziato, amici? Qui, Gabby, ti spiego, ho già spiegato McLean. Qui dobbiamo fare delle sfide incredibili di Minecraft per vedere chi è pro e chi è noob. Ma lo sappiamo già tutti che io sono pro, non serve una sfida per dimostrarlo, che cavolo! Insomma, siamo 5 se non sbaglio. C'era anche lui, però è un alcolizzato. Non guardare, è troppo triste. Lo vedo che sta un po' male. Forse è meglio che non faccia la sfida, lei buon uomo, si riposi. Signori, è il caso che vi sediate. Ok. Mi raccomando, quando raggiungeremo quel posto, prepara dei piatti molto speciali, chef. Sai benissimo cosa intendo. Sì. comunque... alla mia destra potete trovare la prima sfida. Vabbè, incredibile. Ma cosa sono queste torri enormi? Mi fanno paura, Tigrotto, non dirmi che dobbiamo gettarci così a nuoto d'angelo. Non lo so, Gabby, ma faremo tutte le cose più pro che i pro fanno su Minecraft. E dai tu, non tentennare, McLean. E dai, spiego un po'. Ma c'hai pure il jetpack. È il momento di iniziare, salite sulle piattaforme. Gabby, mettici con te. La seconda. Forse io voglio la prima perché sono primo. Ma allora, dai, prendo la seconda. Va bene, prendo. Non funziona. Tutto a posto, Gabby? Com'è? Ma è schizzato in aria un gabbiano. Ma mi spieghi cos'è sta sfida? Che devo fare? C'è una cesta davanti a me con il secchio d'acqua. Davanti a voi potete trovare dell'acqua. Ho capito. Gabby, Gabby, dobbiamo fare l'MLG Water. L'hai mai visto? Sì, assurdo. Quindi quella cosa tipo 360 ti butti e butti l'acqua. Assolutamente, Gabby. Credi in te, credi in me. Siamo dei pro, possiamo farcela. Ok, ma se mi buttassi semplicemente in acqua? No, quello sarebbe barare. 3 secondi, se no siete eliminati. Qualcuno è già stato eliminato. Ma a proposito, ma si può barare? Teoricamente no, ma se non vi vedo non dovrebbe esserci alcun problema. Ok, bene, allora quando andiamo? Al mio via, 3, 2, 1, 0,47, via! Vai, Gabby! Io vi guardo un attimo! Sì, no, ce l'hanno fatta tutti! Però io ho una tattica speciale. Io ho una tattica più intelligente degli altri. La mia tattica è centrare direttamente il fiume. No, non l'ho centrato. Gabby, non l'ho centrato. Ce la fai! Aiuto! Salite sulle altre piattaforme, concorrenti. Questa è la prossima sfida. Basta che non ti tirarti un secchio d'acqua sotto quante i piedi. Quante piattaforme, incredibile. Niente lamentele, salite. Ok. Allora, è bellissima sta cosa, Gabby. Non mi ci abituerò mai, però. Guarda qui. Questa sono bravo, la prova della precisione, quasi, secondo me. In questa sfida dovrete agire uno alla volta. Perché è già spawnato un creeper? Mannaggia. Ci penso io. Ho già vinto. Quello non è il tuo creeper, di conseguenza chiungo da quel creeper e di conseguenza è eliminato. Oh no, Aidan, mi spiace un sacco, ma come? Niente, non pensavo. Ma dai, e quindi non ci possiamo aiutare, Gabby, mannaggia. Quindi dobbiamo eliminare il creeper degli altri, ovvero il tuo, Tigrotto, mi dispiace, guarda, gli sto puntando. No, assolutamente non farlo, sennò poi... In teoria dovreste eliminare il vostro per passare la sfida, poi agite come vi pare. Ok. Spongo il primo creeper. Ma in realtà basta, no, ma no, ma che sponi, bastava che centrassi il coso, il bottone. Okay. Cavoli vostri. Vabbè, io l'ho eliminato, quindi ho vinto. Anche io. Sì, il problema, Gabby, è che dobbiamo rifare l'MLG Water per tornare giù. Ah, cacchio. Vabbè. Hey, 360! 360 seconds! Oh, no! Niente, ho failato anch'io, Gabby.
Ma però non funziona questo secchio, me li hanno dati i tarocchi, secondo me c'ho un hater. Beh, signori, che dire? Siete tutti quanti un po' delle mezze scoregge, però... Non è vero! Andate bene così! Passiamo alla prossima sfida! Ok, vediamo un po' cos'è. Intanto vedo qualcuno che ha tentato di attentare la mia vita, chef. Sai cosa succede a coloro che attenta la mia vita, vero? Vabbè, attenta la tua vita, Gabby, tante botte, stai attento, Valerio! Stai attento, Valerio, adesso la dai! Sfida, la prossima sfida, io è la prossima sfida! Il cavalco del Piggy! Dovrete prendere i maiali e il primo che arriverà laggiù a prendere le chest... Che cacchio c'è scritto laggiù, aspettate. Non mi ricordo il programma, due secondi. Allora... usate i blocchi. Sì! Dovrete utilizzare i vostri maialini per arrivare fin qua giù e prendere dei blocchi per scalare la montagna. Il primo che arriverà vince! Allora, perché mi prendo? Arriva il primo! 2, 1, via! Okay. Andiamo. Dato io il via, ovvio. Oh, questo maialino sta cercando di attentare la mia vita! Perché mi sta buggando? Guarda, ti picchio male. C'è un maialino che attenta la mia vita. Gabi, il mio è un po' stupido, però dai, andiamo. Dobbiamo proseguire. Il mio è buggato. Niente, mi spiace. Vabbè, ci provo comunque. No, Dex è già arrivato. Ma i miei maiali sono buggati, ragazzi. Che caspita sta succedendo? Gabi, muoviti, sei ultimo. I problemi dei maiali non sono di nostra competenza, signor Scubo. Se elimino il mio maiale, vuol dire che posso andare più veloce. Non ci sarà più nessun maiale. Tu non vieta di eliminare il proprio maiale. Peccato. Vabbè, allora sì, allora ok, sono arrivato. Gabby, guarda qui che c'è scritto: usate i blocchi per salire. Ok, guarda, qua posso fare un mega parkour. Guarda che roba. E non sfruttare il mio, Tigrotto. Guarda, ti ho già tagliato fuori. Posso anche utilizzarli. Aspetta, Gabby, ma cosa fate tu, Dexig? Vi spiego io come funziona. Bisogna salire così, in questo modo. Io lo so perché sono un pro. Ok, Tigrotto, sei già arrivato alla fine? Sto salendo come non... Ce l'ho quasi fatta. Il nuovo cubo in testa per la seconda posizione. Ecco, l'altro perché fa tutto a destra e a sinistra quando dritto per dritto vai 100 volte più veloce? Easy. Tigrotto raggiunge l'ultima posizione. Ma tuttavia, come? C'è da menzionare una cosa. Cosa? Hai utilizzato l'acqua per salire la piattaforma. Invece dovevi utilizzare esclusivamente i blocchi di conseguenza. Non è vero, non è vero, mi erano finiti i blocchi, vedi, io c'ho l'arco, non dire queste cose che spacco. Passiamo alla prossima sfida, concorrenti. No. Mi hanno dato la carne marcia. La prossima sfida. Sto godendo tantissimo. Sono il più forte di questo gioco. Che bello. Ma ragazzi, avete visto quanto sono pro? Come sono salito? Avrò perso il primo, ma di solito l'ho perso apposta per farvi credere che fossi nabbo. Ma adesso li vinco tutti. Li vinco tutti, Tigrotto. Non mi ferma più nessuno. Mamma mia, spacco tutto anch'io. Ok, scusami. Allora, qual è la prossima sfida? Qua io veramente vinco. In questo caso dovrete utilizzare un metodo meno convenzionale rispetto all'MLG Water. Dovrete prendere le barche e scendere lì. In fondo. Infatti bene. C'è scritto pure: usate le barche per atterrare sulle piattaforme. Perché praticamente non c'è il danno da caduto se usi la barca, giusto? Esatto. Non lo so, ciao. Proviamoci. Ma ci provo. Gabby insieme. Vado! Ed è primo anche stavolta, l'uomo ragazzi. Il cubo è arrivato in prima posizione. Ma come? Ma dobbiamo andare di qua. Ehi. Ma non funzionava così il gioco. Poi dicevo, usate uno di questi blocchi per salvarvi dalla caduta. Gabby, hai barato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No, aspettatemi, sto arrivando. Mannaggia, sono stato ultimo, ma per quale motivo? Insomma, decidi che il tempo è denaro, su. Grotto, dai, gli ultimi saranno gli ultimi. Vabbè, ma che pro, me volevi tu, farmi cadere. Allora... Senti, devo dirti una cosa. Allora, non perdere tempo in questo modo, perché non abbiamo molto tempo. Il posto è anche affittato. Siamo low budget, quindi devo considerare. Comunque, manca Denksy. Dov'è Denksy? Denksy è morta, mi sa. Bene, concorrenti, siete rimasti solo in tre ad aver concluse tutte le sfide. In terza posizione abbiamo Tigrotto, che si è dimostrato un po' carente, soprattutto nell'ultimo momento. Sì, ho preso una svista. Mentre in seconda posizione abbiamo Valerio, che è riuscito a destreggiarsi in la maggior parte delle sfide. Poi abbiamo come primo classificato il fantomatico uomo scubo scorregionus Gabby. Mamma mia, cioè è troppo forte, ragazzi, ma che roba, che si lo sarebbe aspettato, ovviamente. Truccato.
Vabbè, ho barato un pochettino. Ho leggermente barato, ma... Visto? Bene, signori, dinanzi a voi troverete i... come si chiamavano, chef, questi cosi? Yacht? Il motoschifo! Il motoschifo, che nome strano. Comunque, abbiamo qui il motoschifo che vi porteranno direttamente nell'isola di Wawanaka. Perché sì, cos'è Wawanaka qui? È un'isola un po' particolare in cui affronterete ancora altre sfide. Perché questo è solo l'inizio di cosa? Di A Tutto Minecraft l'isola!